Bingiulo, il sindaco dimissionario di Chieti ha parlato di ricatto da parte di Forza Italia. Nessun ricatto. Noi abbiamo semplicemente presentato 5 controdeduzioni al documento unico di programmazione. Quindi tra queste 5 controdeduzioni c'è la cosa più importante che riguarda la società Teati Servizi. A pagina 68 del documento unico di programmazione si parlava di una riduzione dell'aggio dell'1,20%. Quindi noi non abbiamo fatto altro che trovare soluzioni per non far fallire la società. Nel senso, abbiamo chiesto, va bene la riduzione al 2%, però bisogna stabilizzare i lavoratori vincitori di concorso, concorso regolare, concorso dove hanno partecipato 3.000 candidati, concorso con commissione esterna, con graduatoria regolarissima. E quindi, come dice il sindaco Umberto Di Primio, per gli altri 28 dipendenti iniziare a fare l'avviso pubblico e quindi stabilizzarli e trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Questo perché? Perché in questa maniera si andrà a risparmiare la bellezza di 100.000 euro, quindi andiamo a ammorbidire la perdita di 252.000 euro di meno entrate. Avevate anche chiesto le dimissioni dell'assessore Di Biase? Sì, abbiamo chiesto anche le dimissioni dell'assessore Di Biase perché nel settore commercio dal 4 anni a questa parte non si è concluso nulla. Lei aveva un solo obiettivo, quello del piano commercio che non è stato portato in consiglio e poi anche per il carattere che ha, un carattere scontroso, presuntuoso, amante delle proprie idee, quindi si scontra con tutti, non solo con gli organizzatori di eventi. Ho visto dei video qualche tempo fa che andava in giro per il web dove lei si scagliava in maniera accanita contro questo signore, ma anche contro i consiglieri comunali. Questa è una cosa gravissima, i consiglieri comunali sono la colonna portante dell'amministrazione pubblica, quindi devono essere rispettati perché senza il loro appoggio non si va da nessuna parte. A questo punto potrà esserci un passo indietro da parte vostra con il ritiro delle dimissioni del sindaco Di Primio per evitare il commissariamento? Io sono disposto a incontrare il sindaco in qualsiasi momento e trovare una soluzione per poter proseguire questa consigliatura.